Il problema principale dell'umanità sembra essere, ormai da millenni, la ricchezza, il denaro. Io stesso mi sono ritrovato vittima, schiacciato da questo dilemma che non riuscivo a risolvere. L'errore più grande che commettevo era pormi i soldi come obiettivo. Faccio questo per guadagnare, invece di considerarli una naturale conseguenza. Ma la conseguenza di cosa? Di fare al meglio ciò che sai fare meglio. Così arrivò il momento in cui il mio obiettivo non era più di fare qualsiasi cosa mi facesse guadagnare qualcosa, ma fare con dedizione e amore le cose migliori che sentivo di saper fare, quelle cose per cui da sempre percepivo una propulsione interiore che mi spingeva a compierle. Il denaro, o meglio, il sostentamento per continuare a farle, sarebbe stata una conseguenza ovvia, non era più un mio problema. In effetti, la risoluzione di un problema è non vedere più quella cosa come un problema. Ma prima di arrivare a questa consapevolezza, ho dovuto modificare la mia percezione nei confronti dei soldi. E la percezione è tutta una questione di ricordi, di memorie e di conseguenti abitudini. Si tratta proprio di modificare interi circuiti neuronali che in una maniera alquanto ignorante stimolano a comportamenti del tutto automatici ritenuti indispensabili per la nostra sopravvivenza. La prima equazione sbagliata nella mia testa che dovevo aggiustare era quella di considerare i soldi come qualcosa di cattivo. Perché, essendo che nella mia infanzia erano stati motivo di forti tensioni familiari, il mio cervello li aveva associati alla sofferenza che provavo da bambino e a tutto quel mondo distorto che avevo costruito attorno. Per me il denaro era sporco. Chi è buono non può avere anche le tasche piene. I soldi rovinano le persone. Guarda come rattristano i miei genitori, mi dicevo. Il mio cervello infantile riusciva a focalizzarsi solo su soldi e non sull'assenza, la mancanza di soldi. Il risultato di tutto questo era il tentativo costante e automatico di tenere lontano quella cosa orrenda che era il denaro. Ma se disattiviamo il pilota automatico nella nostra testa per quanto riguarda quelle situazioni che ci fanno stare in uno stato perenne di angoscia, permettiamo alla nostra parte cosciente, quell'io che si decide e non quella parte in balia degli impulsi, di acquisire nuove informazioni per costruire nuove connessioni neurali. Nuovi programmi mentali che una volta finiti nell'autopilota del nostro cervello attraggono nuovi tipi di realtà, acquisendo la propensione ad accorgerci di tutto ciò che fa parte di quella nuova convinzione. Adesso vi racconto come ho cambiato e ancora tuttora sto cambiando quelle convinzioni sbagliate riguardo al denaro. Prima di tutto dovevo associare i soldi a qualcosa di bello. Un giorno mi venne spontaneo prendere delle monetine che mi erano rimaste in tasca come resto della spesa che avevo appena fatto e di posarle sulla lampada della mia scrivania. Lampada a cui tengo moltissimo perché è un regalo che mi è stato fatto da una persona speciale a cui sono molto legato. Nei giorni successivi, passando di lì, oppure quando mi mettevo alla scrivania a leggere e di tanto in tanto alzavo gli occhi, fissavo quel punto, quella nuova composizione, la mia amata lampada sulla scrivania e le monetine. Poi successivamente mi venne spontaneo andare a rimuovere tutte quelle monetine di rame che in qualche modo compromettevano la lucentezza delle altre e la bellezza della mia lampada. Passarono mesi e si vennero a creare delle montagnette di monetine impilate l'una sull'altra. A un certo punto mi resi conto che qualcosa era cambiato. Il mio autopilota agiva diversamente. Mi accorsi che tendevo a usare i soldi con più parsimonia e mi ricordavo ciò per cui li spendevo e che spesso, davanti a un acquisto, sorgeva la domanda: ma mi è davvero necessaria questa cosa? Poi, nei giorni successivi, mi contattò un'assicurazione per cui ero stato cliente, dicendomi che c'era un'offerta sul tasso di interesse se avessi aperto un fondo prima della fine del mese. Accettai. Rimasi scioccato di me stesso. Io che mettevo da parte. E poi da parte cosa? Se ero convinto che stessi vivendo con lo stretto indispensabile e sempre con l'acqua alla gola. Cos'era cambiato? Era cambiato che, piano piano, giorno per giorno, attraverso
quella visione di un accostamento quasi assurdo, la lampada, quel dono pieno d'affetto a cui tenevo tanto, e le monetine dorate e luccicanti, avevo scritto una nuova informazione nel mio cervello. Il denaro era diventato qualcosa di prezioso e indispensabile. Non mi faceva più del male, e per questo non me ne sarei più sbarazzato. Non l'avrei più tenuto lontano da me. Ora riuscivo ad avvicinarmi, a guardarlo, a comprenderlo e dunque a coglierlo come la naturale conseguenza di quando fai al meglio quello che ami fare, come sostentamento necessario per continuare a progredire nella propria opera. Ognuno di noi può avere quello che desidera, di cui ha bisogno per realizzare bellezza nella propria vita e di conseguenza espanderla ed impregnare le vite degli altri tutto intorno a sé. Io ho compreso che la cosa che mi teneva lontano da quello strumento necessario, i soldi, era la concezione, l'idea che ne avevo. Mi proteggevo da un benessere travestito da malessere. E allora trova il tuo modo, ispirati al mio se ti va. Però inizia subito, adesso, a cambiare la percezione che hai nei confronti di quel qualcosa che non riesci a far entrare nella tua vita, di cui hai la sensazione che possa sostenerti davvero se solo la lasciassi entrare. Una cosa importante, l'intento di mettere da parte qualcosa, dei soldi che ti passano tra le mani, non può essere quello di un'eventuale catastrofe, perché se no quel denaro ci ricorderà che c'è costantemente qualcosa di brutto ad attenderci lì dietro l'angolo, e questo non fa bene. Bisogna invece capire che chi sa dare a se stesso è in grado di dare anche agli altri, che chi ha può dare qualcosa, che tutto gira e che nulla si accumula. Possiamo essere come un corridore che prima di partire raccoglie tutte le sue energie per andare lontano, che nutre il suo corpo, che allena i suoi muscoli per non arrestare la sua corsa. Tu hai bisogno anche del denaro per continuare il tuo cammino di crescita, per proseguire la tua evoluzione e portare al mondo il tuo contributo di massimo bene, amore e bellezza.